rafforzo e riprendo l'appello che ha fatto Giorgetti. Chiedo ai sindacati di ripensarci perché è venuto meno la causa dello sciopero. ATAF ha ufficialmente confermato il senso dell'accordo di due giorni fa con noi, ovvero che saranno assunti nuovi autisti, era la richiesta che i sindacati avanzavano, fino a 65 a regime, i primi partiranno proprio lunedì prossimo e dunque il potenziamento del servizio anche attraverso l'emissione di nuovi autobus, nello specifico 45 nuovi autobus tra il 15 ottobre e il 15 novembre, 9 nuovi autobus extraurbani. Quindi il motivo dello sciopero viene meno. Io invito davvero i sindacati ad essere ragionevoli e a non sacrificare la città creando grandi disservizi, grandi disagi senza nessuna ragione. Sarebbe un atto davvero inspiegabile, incomprensibile da parte nostra, ma penso non solo da parte nostra, anche da parte di tutti i fiorentini. Il sindacato, in comunicato durissimo proprio ieri sera, dicono che questi 65 assunzioni in realtà è un spostamento da una compagnia all'altra e non sono veri. Non sono veri. Io sto a quello che ha affermato l'amministratore delegato di ATAF, che ha confermato con una nota ufficiale ieri le intenzioni dell'azienda. Non giriamo intorno ai problemi. Ci saranno o non ci saranno questi autisti? Se l'azienda dice che ci saranno, io penso che bisogna guardare le carte, scoprire le carte. Ripeto, i scioperi si facciano se davvero ce n'è motivo, ma se non ce n'è motivo si colpisce soltanto la città. Io credo nella ragionevolezza dei rappresentanti sindacali, peraltro mi risulta che non tutte le sigle aderiscano allo sciopero e quindi rinnovo l'invito dell'assessore Giorgetti ai sindacati a non sprecare questa opportunità.